Alessio mi chiede giustamente nei commenti a questo video: ma perché ci consigli di mangiare la barbabietola ricca di nitrati se spesso invece ci dicono di limitare i cibi con nitriti e nitrati? Poi fa un'ipotesi che è sostanzialmente corretta, almeno in parte. Se aggiunti come additivi sono un problema, se naturalmente presenti, no. Ma vediamo quando e perché. A proposito, grazie Alessio, grazie Marco, grazie a tutti voi che non solo mi date fiducia ascoltandomi, ma che mi arricchite ogni giorno grazie a domande intelligenti, spunti di riflessione, di discussioni e critiche costruttive. Credimi, in questa avventura state dando più voi a me di quanto non dia io a voi. Grazie, grazie di vero cuore per questo. Allora, tra nitriti e nitrati cambia una sola lettera. Ed anche chimicamente non sono poi così differenti. Nitriti NO2-, nitrati NO3-. Non è necessario entrare troppo nei dettagli, però è importante ricordare che si tratta di una sorta di pezzi chimici che poi possiamo combinare in diversi modi con altri pezzi, proprio come faremmo con uno specifico mattoncino Lego, ottenendo quindi differenti molecole, ad esempio un nitrito di potassio oppure un nitrito di sodio. Questa è peraltro la ragione per cui se ne parla sempre al plurale, nitriti e nitrati. Sono entrambi molto usati dall'industria alimentare e per questo strettamente regolati in termini di quantità utilizzabili. I nitriti li troviamo tipicamente negli insaccati, nei prosciutti e nella carne in genere, perché non solo agiscono come conservante grazie alla loro azione antibatterica, ma contribuiscono anche a garantire un bel colore rosso scuro alla carne. Potresti vederli indicati in etichetta con specifici codici E249 e 250 e scopri inoltre su Wikipedia che la legislazione italiana è fra le più restrittive perché l'impiego è consentito solo per la carne conservata, ma anche che la legge consente l'aggiunta degli alimenti in un quantitativo massimo di nitriti pari a 150 mg per chilo di prodotto, 25 volte quella massima presente nei vegetali. I nitrati invece ricoprono un ruolo fondamentale in tutti gli esseri viventi, tanto da essere naturalmente presenti in numerosi alimenti di origine vegetali, ma anche nel nostro corpo. Quando aggiunti in fase di preparazione di un alimento, li trovi indicati in etichetta come E251 e 252 ed hanno funzione conservante, colorante e antiossidante. A proposito di additivi, mi preme ricordare ancora che sono tutti strettamente limitati dalla legge e sottoposti a continue revisioni in termini di salute. Se è quindi vero che la loro presenza è fortemente suggestiva di quello che potrebbe essere un alimento ultra trasformato, categoria di cibi che spesso ti invito a limitare o meglio ancora evitare, non dobbiamo comunque vederli come veleno in senso assoluto. Sono sostanze periodicamente soggette a revisione scientifica, in particolare dall'EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che è un'agenzia dell'Unione Europea, tra l'altro con sede da noi in Italia, a Parma, che si occupa proprio di rischi esistenti ed emergenti associati alla catena alimentare. Ebbene, è del 2017 una revisione di quanto sappiamo a oggi sugli effetti nel corpo umano di nitriti e nitrati. E per capirla al meglio è necessario un rapidissimo approfondimento, peraltro molto semplificato rispetto alla più complessa realtà, di quello che succede a queste due classi di sostanze una volta che siano state messe in bocca. Nitriti e nitrati vengono facilmente assorbiti a livello intestinale e poi, almeno per la maggior parte, escreti come nitrati. Questo ci permette di apprendere un primo importante punto. Nel nostro corpo si può osservare la trasformazione chimica degli uni negli altri e viceversa. Ma quello che preoccupa sono due effetti in particolare. Una parte dei nitrati viene rimessa in circolo dalle ghiandole salivari e poi convertita dai batteri presenti in bocca in nitriti, che possono poi ossidare l'emoglobina, trasformandola in metemoglobina, il cui eccesso riduce la capacità dei globuli rossi di legare e trasportare l'ossigeno nel corpo. Non bene, anche se in realtà questo non è poi alla fine un grosso problema in termini di quantità se ci limitiamo a un consumo alimentare. I nitriti invece possono però trasformarsi in nitrosammine, sostanze cancerogene. Non bene, davvero non bene, stavolta senza se e senza ma. Ricapitolando, i nitrati non sono di per sé un problema, ma possono essere trasformati in nitriti. I nitriti possono diventare un grosso problema se si trasformano in nitrosammine. E purtroppo questa trasformazione può già iniziare anche nell'alimento di partenza, prima ancora di trovartelo nel piatto. Ma andiamo avanti. Sulla base delle evidenze disponibili, gli esperti dell'EFSA hanno concluso che gli attuali livelli di sicurezza per nitriti e nitrati, quelli aggiunti alla carne e ad altri alimenti, tutelano a sufficienza i consumatori. Per
perché queste due evenienze non sembrano avere un impatto significativo con un consumo ragionevole degli alimenti che li contengono. A questo proposito, ti invito però a porre la tua attenzione su un aspetto molto importante. Noi mangiamo alimenti, non sostanze chimiche. L'EFSA non ha detto che gli insaccati facciano bene, ha detto che la dose permessa di nitriti e nitrati è adeguata. Questa posizione non cancella in alcun modo il fatto che gli alimenti ultratrasformati siano inconfutabilmente legati a gravi problemi di salute, primi tra tutti il sovrappeso e il rischio di tumore. Il sale contenuto negli insaccati rimane un vero e proprio attentato alla tua pressione sanguigna. La carne rossa e o quella lavorata è e rimane strettamente correlata al rischio di sviluppo di tumore al colon, tanto da essere considerata dall'OMS come sicuramente cancerogena. Anche se poi ovviamente su questo punto ci sarebbe da aprire un mondo in merito alle dosi. La stessa EFSA, tornando ai nitriti e nitrati, non dice ok, questo è quanto, non ci pensiamo più. Al contrario, sottolinea infine la necessità di ulteriori studi per poter eventualmente rivalutare la questione in futuro. Ma allora perché nei vegetali va bene? Ricapitoliamo. I nitriti sono associati agli effetti cancerogeni della carne lavorata. Il nostro corpo trasforma anche i nitrati in nitriti, apparentemente tirandosi quindi la zappa sui piedi da solo. Ma perché allora in un video precedente te ne ho parlato come una manna dal cielo in riferimento alla barbabietola? E già che ci siamo, perché gli atleti si sparano un mezzo litro di succo di barbabietola e dati alla mano corrono più forte grazie all'effetto di maggiore ossigenazione e dilatazione su vasi sanguigni? La risposta a queste apparenti contraddizioni è la capacità del nostro corpo di elaborare i nitrati. Probabilmente risale ai primi anni 2000 l'ipotesi per cui i nitrati fossero una delle sostanze bioattive di frutta e verdura responsabili dei benefici cardiovascolari associati alle diete a base vegetale, con in particolare uno studio che ne ha analizzato gli effetti mediante la somministrazione di succo di barbabietola, che è un alimento particolarmente ricco di nitrati. Da allora sono stati poi numerosi i lavori di ricerca che ne hanno confermato la capacità, tra le altre cose, di ridurre significativamente la pressione del sangue grazie alla conversione dei nitrati presenti in NO, ossido nitrico, una molecola gassosa che il nostro stesso corpo produce anche autonomamente quando sia necessario ottenere una dilatazione dei vasi sanguigni e così il conseguente abbassamento di pressione. Oltre che tra l'altro per numerose altre funzioni importanti, vitali, tra cui un importante effetto antitrombotico. Pensa che proprio per questo ci sono autori che addirittura vorrebbero considerare nitriti e nitrati in quest'ottica veri e propri nutrienti, meritevoli quindi di un fabbisogno minimo giornaliero. Esistono anche dei farmaci che si basano proprio su questo principio e che non a caso vengono chiamati, giusto per aumentare un po' la confusione, nitrati. Sebbene ricevano meno attenzione rispetto al succo di barbabietola, anche altre verdure sono molto ricche di nitrati ed hanno quindi mostrato effetti altrettanto positivi, altrettanto promettenti, tra cui ad esempio verdura a foglia verde come spinaci e lattuga, ma anche finocchio, rucola, ravanelli, cavolo cinese e prezzemolo. E perché queste verdure, se contengono nitrati, non solo non causano l'insorgenza di tumori, ma abbiamo tonnellate di studi che ne dimostrano al contrario, addirittura un possibile effetto protettivo. Oltre ai nitrati, queste verdure contengono anche moltissimi altri nutrienti e sostanze fitochimiche, tra cui vitamina C, E, K, carotenoidi come luteine e beta-carotene, ma anche flavonoidi come la quercetina e tantissimo altro. E la chiave di lettura è probabilmente proprio questa. L'ipotesi attualmente più condivisa è infatti che i fitonutrienti presenti in tutte le piante siano in grado di prevenire la formazione delle pericolose nitrosammine, i derivati cancerogeni dei nitriti. Poiché la carne non contiene nessuno di questi fitonutrienti vegetali, quando i nitriti vengono aggiunti, come conservanti, come coloranti, tendono a formarsi nitrosammine già nell'alimento stesso. Con la cottura, soprattutto quella ad alte temperature, come la frittura, e poi ancora durante la masticazione, oltre che poi ovviamente nello stomaco e nell'intestino. Nitriti e nitrati non sono quindi tanto un problema di per sé, ma lo diventano se i nitrati vengono trasformati in nitriti e questi a loro volta nel vero veleno, le nitrosammine. Ed ora il vero fulcro del problema, spiegato magnificamente dagli autori di un articolo su Conversation. Le sostanze cancerogene possono formarsi durante la preparazione di carni lavorate contenenti nitriti o durante la loro digestione nell'intestino,
Perché sia la preparazione che la digestione di carni lavorate generano molti frammenti proteici con cui i nitriti possono reagire. La ricerca mostra che quelli già presenti nelle carni lavorate sono collegate a un rischio maggiore di sviluppare il cancro del retto rispetto a quelle che si formano successivamente nel nostro organismo. Al contrario, dato che ci sono molti meno frammenti proteici nelle verdure, questi non sono una fonte significativa di nitrosammine preformate. Resta tuttavia il problema di quelle che si formano nell'intestino. Anche se escludessimo la carne, durante il pasto consumiamo comunque fonti proteiche, che possono essere anche legumi, ma che sempre proteine sono. Perché queste, alla luce dei fatti, non sono un problema? Probabilmente perché i nitriti devono essere preventivamente attivati per poter reagire con i frammenti proteici e sembra che il gruppo M dell'emoglobina presente nella carne possa innescare questa attivazione. Ma come dicevamo prima, è anche molto probabile che gli stessi fitonutrienti presenti in frutta e verdura possano svolgere un ruolo attivo di prevenzione nella formazione di queste sostanze pericolose. E attualmente le luci sono puntate soprattutto sul ruolo svolto da vitamina E e vitamina C. Insomma, come diciamo spesso, è quindi vero che per il nostro corpo non fa alcuna differenza assorbire uno stesso aminoacido da una fetta di carne piuttosto che da un piatto di fagioli. Ma noi non mettiamo in bocca aminoacidi, noi mangiamo cibo che contiene centinaia, quando non migliaia di sostanze diverse che possono interagire chimicamente prima di venire assorbite, ma che continuano a interagire anche dopo, una volta in circolo, modulando così le più svariate cascate di reazioni biochimiche. E quello che dobbiamo valutare in ultima analisi noi consumatori è il risultato netto di queste trasformazioni. A oggi ai ricercatori manca ancora qualche tassello nei diversi meccanismi, è vero, ma due aspetti sono assolutamente chiari. Il primo, popolazioni che consumano grandi quantità di frutta e verdura risultano associate a un ridotto rischio di sviluppare tumori oltre che a malattie cardiometaboliche. Due, popolazioni che consumano grandi quantità di carni rosse e o lavorate e o alimenti ultratrasformati in genere mostrano invece una correlazione con un aumentato rischio per queste malattie. Questi due aspetti non sono in discussione, sono dati di fatto e per questo dovrebbero orientare in modo decisivo le tue scelte, tanto quando fai la spesa, tanto quanto prepari da mangiare. Questo significa non mangiare mai più salumi o hot dog? Allora, mettiamola così, se decidi di optare per una rinuncia definitiva non potrai che averne benefici, perché oltre a quanto appena detto, questi alimenti si portano dietro altri problemi, come ad esempio la pessima qualità dei grassi contenuti e l'eccessivo apporto di sale. D'altra parte, un consumo occasionale, ma che sia davvero occasionale, grazie al prezioso lavoro svolto da enti come l'EFSA, sappiamo che è ragionevolmente accettabile. Ti segnalo infine un canale YouTube che ho scoperto da poco, proprio mentre preparavo questo video, del dottor Daniele Paci. Ti lascio il link in descrizione. Tratta di questi argomenti come piace a me, ovvero con grande competenza scientifica, ma senza pregiudizi o atteggiamenti eccessivamente rigidi. Fammi sapere cosa ne pensi e se hai da consigliarmi altri canali YouTube simili che apprezzi. Da parte mia non posso che dirti grazie, grazie, grazie di vero cuore per aver avuto la pazienza e il coraggio di ascoltarmi fin qui. Come sai, nel mio piccolo rimango sempre a tua completa disposizione qua sotto nei commenti per dubbi, domande e critiche costruttive. Ma ricorda sempre che uno sconosciuto su internet non può e non deve mai sostituire il tuo medico curante. Grazie ancora di cuore.